Grandinetti, presidente dell'AMPI della sezione di Grugliasco. Il 25 aprile, quest'anno, se è possibile, ancora più diviso, presidente? È più che diviso, confuso, nel senso che è stata data una rappresentazione mediatica che ha appiattito anche il 25 aprile, come tutto quanto, su quello che è il discorso legato alla recente guerra scoppiata in Europa, cioè l'invasione della Federazione Russa ai danni dell'Ucraina. È finito tutto in questo grande tritacarne e ci è finito anche il 25 aprile, la nostra festa di liberazione nazionale. Noi comunque come ANPI abbiamo resistito, resistiamo a quelle che sono le accuse sui giornali, la propaganda di questa informazione militarizzata. Noi continuiamo a parlare di resistenza, facciamo in memoria attiva, parliamo di pace, pace. E abbiamo tenuto la famosa posizione del sosteniamo la resistenza della popolazione ucraina, ma così come non ci sono invasioni buone, eravamo solidali con quelle che erano le varie resistenze che sono state via via dell'Iraq, dell'Afghanistan, della Libia, perché non ci sono invasioni buone e sono sempre i civili che cadono sotto le bombe. I primi sono sempre le persone più deboli, quindi i bambini, i feriti, i malati, gli anziani e così via. Quindi noi siamo solidali, stiamo con queste persone che per il solo fatto di rifiutare la guerra, di fuggire, è una forma di resistenza. Quindi non confondiamo il verbo resistere per chi resiste in questi paesi, inclusa l'Ucraina come popolazione civile, non confondiamola con la resistenza partigiana storicamente determinata per la storia del nostro paese. Sono cose molto diverse. La resistenza che hanno opposto gli iracheni all'invasione del 91 e poi del 2003 non è come la nostra resistenza partigiana. La resistenza che hanno fatto gli afghani contro l'invasione americana nel 2001 non è come la nostra resistenza partigiana. Quindi sono scorretti questi parallelismi. Sono proprio scorretti sul piano storico e per noi sono scorretti anche sul piano morale. Noi la resistenza l'abbiamo avuta non solo come fenomeno militare, ma come un fenomeno politico, una riprogettazione della società. C'erano tantissime persone diverse che, come le bandiere della pace, ciascuno portava il suo colore e hanno fatto l'arcobaleno. E la resistenza è stata un movimento politico-militare, non solo militare. Ci si perde sempre questo che non è per niente un dettaglio, perché è la ragion d'essere del nostro paese, così come democratico, repubblicano, antifascista. Noi abbiamo una Costituzione frutto di quella lotta, della lotta di resistenza, cioè fenomeno politico. Non abbiamo solo respinto un'invasione, noi ci siamo liberati dal fascismo. Grazie. Un'altra domanda. Ma esiste effettivamente un partito unico bellicista in Italia? Allora, più che di partito politico unico bellicista, possiamo parlare di un fronte ampio, molto ampio, che purtroppo annovera anche quelli che magari fino a qualche tempo fa consideravamo intellettuali di sinistra, alfieri dell'antifascismo, insomma. Purtroppo la guerra e la propaganda funzionano in questo modo. I nostri anziani e le nostre anziane ce l'hanno trasmesso molto bene. Ci si schiera e quindi si è con noi o contro di noi, amici o nemici. Questo è sbagliato perché noi abbiamo una posizione, siamo partigiani, facciamo la nostra scelta, ma è per la pace, perché frutto della lotta di liberazione della resistenza partigiana è la Costituzione, che all'articolo 11 dice: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. E tante persone ci hanno detto: c'è scritto come offesa, quindi per difesa si può fare. Certo, difesa nostra, se no avremmo dovuto difendere tutti, il Vietnam negli anni 60-70, l'invasione della Corea negli anni 50, no? Gli stessi paesi come l'Iraq, l'Afghanistan, l'ex Jugoslavia, no? Con cui confinavamo, ce lo ricordiamo. Quindi si tratta di un fronte ampio che ha però le sue radici in una cosa molto semplice, cioè non si tratta di valori, o meglio,
valori nel senso di denari, in quel senso di valori. Quindi ci sono persone, politici, giornalisti, eccetera, che si sono appiattiti anche lì e hanno fatto propria la versione della propaganda, quindi della guerra come assolutamente necessaria, quindi dell'invio di armi, e quindi si va a vedere che sono le persone che hanno, possiedono, traggono profitto dalle loro aziende, perché sono proprio dei proprietari o hanno delle compartecipazioni di chi produce armi e chi le commercia. Quindi in questo senso si parla di valori dal loro punto di vista. Noi invece abbiamo altri valori con la V maiuscola, che appunto sono l'antifascismo, la pace e la non violenza. Quindi noi siamo contro la risoluzione con la guerra delle controversie internazionali. Noi lo stiamo dicendo, lo stiamo facendo. Tantissimi altri purtroppo invece no. Ma il grande movimento per la pace è molto presente, molto variegato ed è ancora vivo. Certo, ci sono difficoltà dovute a tutto un contesto anche internazionale, globale, che conosciamo dopo gli ultimi anni di emergenza sanitaria, quindi di scoordinamento. Però ogni territorio ha fatto la sua parte e la sta facendo. C'è l'AMPI, c'è l'ARCI, ci sono le associazioni cattoliche del cattolicesimo democratico, ci sono anche direttori di giornalisti che non hanno abdicato al loro ruolo. C'è tantissima gente che sta seguendo e sta capendo. Noi siamo convinti che sul lungo termine questa è una battaglia che noi vinciamo sul piano culturale e costituzionale. Grazie.